a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Oran Red. Come vedete oggi siamo in un video particolare, ovvero una mini recensione per quanto riguarda una cosa che ho comprato. Bene, diciamo che più che altro tutte le cose nuove che comprerò, magari che riguardano computer, videogiochi o qualcosa del genere, magari potrei farci una recensione e spiegarvi in qualche modo se questo prodotto soddisfa o meno. Oggi parliamo di questa sedia Intimate VM Heart. Questo è il nome della sedia, un po' complesso a quanto pare, non è più lungo, non è quello che devono mettere, però tralasciando ciò, più che altro dovremmo parlare della qualità, della comodità e di altre cose in cui possiamo parlare di questa sedia. Allora, vorrei aggiungere delle cose più importanti per quanto riguarda il tessuto di questa sedia. Il tessuto è fatto di cuoio di pu e devo essere sincero, è veramente spettacolare. È una sedia ovviamente economica, comunque ha un costo tra i 70 e i 100 euro, quindi a differenza di molte sedie che costano molto di più, a differenza di questa qui che ho preso io, comunque è una sedia che l'ho provata per 2 settimane prima di farci una recensione e posso dire che non mi posso per nulla lamentare. Per quanto riguarda il suo design, il design è veramente molto bello, almeno a me piace. Ovviamente io l'ho scelto di colore nero e blu, come avete visto il mio computer, tastiera, mouse, cuffie, il case e tutto il resto sono molto classici, ma di colore nero e blu, che comunque danno quel tocco di moderno. Diciamo, per quanto riguarda queste cose ci tengo più o meno, comunque infatti anche la mia fotocamera con i treppiedi è di colore blu e nero, per dirla tutta. Ovviamente tracciando questa parte, cioè questa sciocchezza, per quanto riguarda ovviamente tutta la sedia è in cuoio pu, solo per quanto riguarda una parte della sedia che invece è di un altro materiale, ovviamente è cotone, è un punto in cui praticamente il tuo corpo non appoggia nemmeno, si può dire. Del resto devo essere sincero, la sedia è economica, come già detto, ripeto, per quanto riguarda il prezzo è sempre tra i 70 e i 100 euro controllato, ovviamente in base al colore su Amazon può cambiare il colore, può cambiare il prezzo. Le cose da aggiungere sono che ovviamente la sedia può essere modificata all'altezza, si trova più alto, si trova più basso, ovviamente questa è la cosa, diciamo, base per quanto riguarda la sedia. La cosa più carina, che non so se tutte le sedie ovviamente hanno, questa è una cosa che ho notato in questa, magari alcune lo fanno tutte, questo non lo so, la cosa più carina è che ti puoi fare questo, ti rilassi, però c'è anche il blocco che tu posizioni la sedia come vuoi e non va più indietro e si blocca per la posizione che tu hai bisogno. Magari la blocchi quando devi giocare, perché giustamente tu ti tieni in una posizione e giochi tranquillo in modo che la sedia comunque non torna indietro, oppure non devi stare tu in questa posizione comunque che è scorretta, perché ovviamente noi dovremmo essere in questo modo, quindi al computer saremo tipo così, con questo che appoggi sei comodissimo. Ovviamente una cosa che a me piace tanto è per quanto riguarda anche questa parte del design, comunque molto più carino di altre sedie che hanno solo quella parte qui attaccata a questa parte, invece questo ha proprio un design veramente che a me sinceramente soddisfa. Poi ovviamente vedi un film, giustamente vuoi vedere un film, togli il pezzo e ti rilassi e vedi tipo un bel film così, per quanto riguarda ognuno ha le sue proprie comodità. Poi aggiungiamo che ovviamente questa sedia ha il cuscinetto qui per appoggiare la testa ed è l'unica cosa che mi dispiace per quanto riguarda questa sedia, però ovviamente prima di comprarla ho visto anche le altre sedie, comunque hanno prezzi diversi. Io che comunque volevo andare su qualcosa di economico e non esagerare, ho preferito prendere questa, però l'unica cosa che mi sarebbe piaciuto che ci fosse anche su questa sedia sarebbe quel cuscino per quanto riguarda che noi abbiamo verso la schiena, che secondo me sarebbe stato molto comodo da avere, però ovviamente comunque se ti siedi in modo corretto la schiena la senti appoggiata per quanto riguarda la tua sedia. Del resto
per quanto riguarda la mia opinione personale, questa sedia, anche se è economica, ovviamente non economica che tu dici costa 40 euro, quindi troviamo sicuramente farà schifo, comunque si parlano di spendere 80 euro, o in base comunque se c'è lo sconto, se è a prezzo pieno, o in base al colore. Io ovviamente, devo essere sincero, mi trovo in modo perfetto con questa sedia. Ve l'ho detto, l'unico problema che per me, per quanto riguarda una cosa personale, era per il cuscino dietro, ma comunque è una sedia economica, non potevi aspettarti chissà cosa. Comunque ha delle cose, e ha la qualità comunque del materiale che è ottimo, ha cose comunque che sono la parte base per quanto riguarda la sedia, di abbassarsi, il cuscino dietro per appoggiare la testa, e il fatto che comunque puoi quasi stenderti praticamente sulla sedia. E forse l'unica cosa che magari questa sedia ha di diverso anche dalle altre è che forse quando comunque scendi con il corpo, cioè se vuoi scendere al massimo comunque devi un po' spingere di più, a differenza di un'altra sedia che può essere più dolce nell'ascesa. Questa è un po' più rigida, si può dire, però ve l'ho detto, io non so se tutte le sedie ovviamente hanno questa cosa che puoi bloccare la posizione e stare nella posizione che preferisci, che per me, cavolo, mi soddisfa tanto questa cosa, perché comunque in gioco ho un certo modo di comportarmi, che sarebbe questo qua comunque con i blocchi. Comunque se vedi un film e ti puoi rilassare, a vedere un video o fare altre cose, hai la possibilità che comunque ti puoi tranquillamente rilassarti. Credo di aver detto tutto per quanto riguarda la mia opinione ovviamente personale per questo prodotto. Devo essere sincero, e per quanto riguarda ovviamente per la mancanza del cuscino per la schiena, che magari sarebbe stato molto più comodo. Del resto, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che anche la mia piccola recensione, primissima recensione di qualcosa, sia andata bene, e comprate questo prodotto se vi interessa. Ok, forse no.